piacciono i videogame? E allora siete capitati nel posto giusto. Game Time sta per cominciare e tra poco parleremo di Ride, Mortal Kombat X, The Witcher 3, poi la visita ad una sala giochi di Tokyo, giochi e app da scaricare sui vostri smartphone, i video più divertenti e i titoli vincitori del premio Drago d'Oro. È tempo di videogiochi! Saluto a tutti, eccoci qua, siamo tornati, ci avete invocati a gran voce. Ci avete chiesto quando tornate, quando finirà la pausa di Game Time. È finita, è di nuovo tempo di videogiochi e lo sarà fino ad estate inoltrata. Questa volta proseguiremo fino ad agosto. Un lungo viaggio in nostra compagnia e oggi formazione al gran completo. E c'è pure lui che, scusate tanto, ma è tanta roba, eh. Onore a Raffo e al suo Vectrex, protagonista di un'era romantica del videogioco. Sempre desiderato averne uno, eh. Sì, ma questo è mio ed è solo mio. Non te lo tocca nessuno, non ti preoccupare. Anche perché abbiamo una puntata a cui pensare, ragazzi, e oggi l'apriamo su un progetto che riunisce, guarda caso, due mie grandi passioni. I videogiochi, chiaramente, e poi le moto. Arriva dai ragazzi italiani di Milestone, che dopo le serie Superbike e MotoGP, ora ci fanno sfrecciare sui percorsi di questo Ride. Siete pronti a saltare in sella? Gran Turismo e Forza Motorsport sono i punti di riferimento videoludici per gli appassionati di auto che vogliono provare davanti agli schermi delle loro console l'emozione di guidare le vetture più prestigiose, personalizzandole, elaborandole e poi scatenandone i cavalli su tracciati stradali e sulle piste più famose del mondo. Nel 2002 ci aveva provato Riding Spirits su PS2 a fare altrettanto con le moto, ma il titolo che ha lasciato il segno è stato sicuramente Tourist Trophy nel 2006, sempre su PS2 e con la firma di Polyphony Digital, che si è subito guadagnato l'appellativo di Gran Turismo delle moto. Da allora sono passati 9 anni e 2 generazioni di console. Gli utenti hanno chiesto a gran voce a Polyphony di lanciare un nuovo Tourist Trophy, senza successo, ma ora ci ha pensato Milestone ad accontentarli. Il team italiano ha più esperienza di tutti sui racing game motociclistici e per questo Ride è forse il progetto più ambizioso da loro intrapreso da molti anni a questa parte, perché l'obiettivo è di catturare l'essenza della passione motociclistica, la gioia di possedere e di guidare le moto più belle sul mercato, anche qui personalizzandole con parti speciali e poi lanciandosi in corse senza limiti su vari tipi di tracciati. In Ride sono presenti oltre 100 modelli di moto dei marchi più importanti, suddivise tra naked, super sportive, superbike e moto storiche. Ci sono anche moto elettriche. Ognuna potrà essere personalizzata nell'aspetto e nelle prestazioni, dai dettagli estetici come targa, frecce e specchietti, a cose come scarichi speciali, sospensioni, cerchi e componenti del motore. Avete sempre sognato di guidare un'esclusiva Desmo 16 o una superleggera? Ora potrete farlo grazie alla collaborazione con Ducati. Certo non all'inizio del gioco, perché come tradizione partirete dal basso scegliendo una naked economica e da lì dovrete guadagnarvi il diritto di salire su moto sempre più pregiate a suon di vittorie. Gareggerete in 15 diverse ambientazioni, ognuna delle quali offrirà fino a 3 varianti del percorso. In Ride troverete 7 piste, tra cui Donington e Imola, 2 circuiti cittadini, uno ambientato a Milano e l'altro a Miami, 5 percorsi extraurbani, tra cui il Passo dello Stelvio e infine una pista speciale. Con la modalità gara rapida salirete in sella e sarete subito pronti a gareggiare. Ma il cuore del gioco è la modalità World Tour, in cui dovrete appunto scalare la vetta diventando il miglior pilota in classifica. Per farvi strada attraverso i campionati dovrete in continuazione cambiare moto e stile di guida, toccando con mano l'ottimo lavoro svolto sul fronte della fisica, con un passo in avanti enorme rispetto all'ultimo MotoGP. Per immedesimarvi fino in fondo nel gioco potrete abbigliare il vostro pilota con una selezione di caschi, tute, giubbotti, guanti e stivali, e addirittura modificare con un editor la posizione in sella del pilota, per riflettere quella adottata da voi, oppure per replicare gli equilibrismi dei campioni di motociclismo. Se amate le 2 ruote, resterete incantati di fronte ai replay e alla modalità foto. Potrete accedervi alla pressione di un tasto e senza perdere tempo in caricamenti, e da qui potrete apprezzare il livello di dettaglio e la cura certosina con cui sono stati realizzati i mezzi, esaminare un sorpasso a rallenti e poi immortalare il momento. Oltre alle modalità in single player è presente naturalmente il multiplayer, a schermo diviso per sfidare un altro giocatore in locale, oppure online per un massimo di 12 giocatori. Ride è disponibile su console old gen e next gen, esclusa Wii U, e poi su PC, dove con una configurazione all'altezza è possibile gustarselo a 60 fps. E
che spettacolo sfrecciare per i tracciati di Ride, fotografando pieghe e sorpassi al limite. Su replay e fotomode i ragazzi di Milestone hanno fatto un lavoro davvero eccezionale. Per strada, invece, mi raccomando, valgono sempre i consigli del buon Nico Cerghini. Ossia, luci accese anche di giorno e prudenza sempre. Esatto, me lo ripeto sempre pure io. Comunque, ora parliamo di anime perché è un periodo un po' fermo, ma ci sono comunque un paio di uscite interessanti da segnalare sul fronte un video e noi le segnaliamo. Vai! La prima è quella del film di Naruto, La Via dei Ninja, che dopo il passaggio al cinema arriverà l'8 maggio in DVD e Blu-ray editi da Lucky Red. Poi c'è il film dei Pokémon, Diancie e il bozzolo della distruzione, pure questo passato nelle sale e in arrivo il 21 maggio sempre su DVD e Blu-ray editi da Lucky Red. Beh, anche se per questo direi che c'è ancora un po' di tempo, eh? Ma a noi piace portarci avanti e ora ci portiamo così avanti che arriviamo fino in Giappone, dove John Kaminari e l'idol Kaori sono tornati nella sala giochi Taitoei per presentarci un po' di chicche da questo vero e proprio tempio del videogioco arcade. Vediamo! Ohayou Roberto! Eccoci anche questo mese con il consueto appuntamento nella sala giochi Akihabara Hei per scoprire le novità del momento e riscoprire i migliori titoli del passato. Questa volta non ci sarà solo la divertente Arisa a tenerci compagnia, ma anche la bellissima Kaori, protagonista della rubrica Tokyo Amusen. E come vi avevo promesso la volta scorsa, da questo episodio in poi entreranno in scena anche i giochi delle altre case. Questo episodio sarà dedicato in particolare a due vecchi classici firmati Namco. Siete pronti a un nuovo trip in sala giochi? Game time! Nelle sale giochi giapponesi è appena uscito Groove Coaster 2 Heavenly Festival, versione aggiornata del popolare gioco musicale griffato Taito. Le regole sono sempre le stesse, bisogna utilizzare le due leve e premere i pulsanti in corrispondenza delle frecce e delle icone visualizzate sul circuito dello schermo. Groove Coaster è semplice da apprendere e molto divertente da giocare. Una volta compreso il meccanismo, si rischia di entrare in trance e non staccarsene più. Nella nuova versione Heavenly Festival sono stati aggiunti molti nuovi brani che faranno la felicità degli utenti più affezionati. Arisa e Kaori sembrano aver apprezzato molto il gioco, non trovate? E dal presente passiamo al glorioso passato Namco con Splatterhouse del 1988, evidente omaggio al classico film horror Venerdì 13. Namco fino a quel momento aveva creato solo sparatutto e giochi in stile cartoon. Splatterhouse invece segna un passaggio a realismo e violenza. La storia vede protagonista il giovane Rick, che si ritrova a esplorare la casa maledetta Splatterhouse per salvare la fidanzata Jennifer catturata dal cattivo di turno. Kaori e Arisa sono riuscite entrambe a raggiungere il boss del primo livello, tuttavia, a differenza di Arisa, Kaori si è fatta divorare dall'ultimo parassita fuoriuscito a sorpresa dal ventre del grottesco Body Eater. Kawaiso! Il terzo gioco provato dalle nostre idol questo mese è Dragon Spirit, sparatutto fantasy del 1987 sempre firmato Namco e provvisto di meccaniche di gioco molto simili al leggendario Xevious. Anche qui infatti il giocatore ha a disposizione due tipi di sparo, uno per colpire i nemici in aria, uno per quelli disposti a terra. Il giocatore controlla un drago blu per affrontare un totale di 9 stage muniti del canonico boss di fine livello. I giochi di una volta erano molto difficili, le nostre giovani Arisa e Kaori sono riuscite a malapena ad arrivare alla fine del primo livello. Tornate subito a casa a fare i compiti, la prossima volta vi voglio più preparate! Anche questo mese abbiamo trascorso una piacevole mattinata nella sala giochi Akihabara Hei in compagnia delle idol Kaori e Arisa. Nelle prossime puntate vi presenteremo altri giochi di software house diverse, quindi l'invito è continuate a seguirci! Per oggi è tutto da Akihabara, John Kaminari, Game Time! Tanta invidia per John e Kaori che hanno a portata di mano posti simili. Il Giappone è un paradiso per i gamer. E per gli otaku in genere. Parcheggiatemi pure lì e saluti! Mi lasci il Vectrex? No, lui resta qua. Peccato. Dai, ci hai provato. È andata male. Vabbè, dopo i camminati comunque di Taitoei, parliamo ragazzi, direi, di una serie picchiaduro che ha costruito il proprio successo proprio nelle sale giochi, nei primissimi anni 90 però. Nasceva come antagonista della serie Street Fighter. E inizialmente il gioco doveva avere per protagonista una versione digitale di Van Damme. Poi però non se n'è fatto più niente. Pensate che il primo capitolo è stato sviluppato in appena 10 mesi. Un po' diverso rispetto a quel che accade oggi. Beh, oggi accade che Mortal Kombat, perché di questo stiamo parlando, non è più un gioco arcade con etichetta Midway, ma un videogioco domestico, al debutto anche su console next gen. La firma è quella di NetherRealm Studios per Warner. Ed ecco, che cosa vi aspetta? Voglio giocare!
Mortal Kombat X porta questa serie storica verso le console di nuova generazione e per l'occasione NetherRealm Studios ha voluto fare le cose in grande. La formula rimane quella di sempre, un picchiaduro a incontri estremamente violento dove potrete esibirvi in mosse devastanti guardandone gli effetti sull'avversario e raggi X. Senza dimenticare le nuove fatality, vero marchio di fabbrica della serie e a questo giro ancora più raccapriccianti. Ma ci sono anche diverse novità, a partire dal sistema di combattimento. Ad esempio, potrete scegliere fra tre varianti per ciascun personaggio, ognuna caratterizzata da mosse speciali e abilità differenti, per personalizzare il vostro stile. Oppure potrete interagire con gli elementi dello scenario premendo il tasto dorsale, mettendo in atto qualche stratagemma per rendere gli scontri ancora più dinamici. A differenza del solito picchiaduro, la modalità storia qui è ben strutturata, con una grande enfasi nella narrazione, questa volta inframmezzata anche da qualche quick time event per tenere alta l'attenzione. Vivrete le avventure dei personaggi principali mentre lottano per fermare l'oscurità in un arco temporale che attraversa 25 anni. Avrete quindi modo di incontrare vecchie conoscenze, come Johnny Cage, Raiden, Scorpion e Sub-Zero, ma anche la nuova generazione di lottatori, come Cassie Cage, ovvero la figlia di Johnny e Sonya Blade, Takahashi Takeda, figlio di Kenshi, oppure Jackie Briggs, la figlia di Jax. Un totale di oltre 25 personaggi, a cui potrete aggiungere perfino Jason di Venerdì 13, Predator e un altro paio acquistando il DLC Combat Pack, sempre che abbiate voglia di sborsare altri 30 euro, un prezzo che ci sembra esagerato anche per i fan irriducibili di Mortal Kombat. Sul fronte online troverete le classiche modalità incontri, oppure potrete unirvi a una delle 5 fazioni disponibili in una sorta di competizione persistente dove i vostri risultati, anche quelli offline, faranno accumulare punti alla squadra. E nel caso foste fuori casa, potrete contribuire alla causa anche giocando la versione mobile di Mortal Kombat X, disponibile per dispositivi iOS e Android. Questo era Mortal Kombat X, o X se vogliamo dirla in inglese, disponibile, lo ricordiamo, su console next gen, arriverà successivamente anche la versione old gen, e poi su piattaforme mobile. E direi che questa non è più una sorpresa. Beh, ormai tutti i publisher più importanti guardano con interesse al mondo mobile, che fa dei gran numeri. Un esempio, Injustice, per restare in ambito Warner, nella versione mobile, pensate, è stato scaricato più di 43 milioni di volte. E WWE Immortals, uscito a gennaio, ha avuto oltre 8 milioni di download. Insomma, il mobile gaming in forte crescita, anche perché aumentano le performance dei dispositivi. Processori sempre più veloci, sempre più RAM a bordo, schermi sempre più definiti e di conseguenza il confine tra i videogiochi per smartphone e console portatili si assottiglia sempre di più, come vi mostra Sebastiano nel prossimo servizio. Questa settimana vi propongo alcuni dei giochi graficamente più belli e fluidi apparsi di recente, a patto però di avere un dispositivo di ultima generazione, come questo Zenfone 2. Al suo interno troviamo un processore quad-core Intel Atom Z3580 da 2,3 GHz e un chip grafico PowerVR G6430, che qui vedete alla prova con il bellissimo Tai Chi Panda, l'action RPG che da quasi un anno spopola su iOS e che ora è finalmente approdato anche su Android. Pur non essendo un gioco di casa Blizzard, per la prima volta si ha davvero la sensazione di giocare a Diablo su smartphone, per non parlare dei tanti riferimenti all'universo di World of Warcraft, come i monaci panda e i simpatici pet che ci accompagnano nei dungeon. Tai Chi Panda mette alla prova il vostro smartphone soprattutto nelle battaglie multiplayer online, dove i 4 GB di memoria RAM di Zenfone 2 fanno la differenza. Ottima anche la grafica dell'ultimo racing game di Ubisoft, Driver Speedboat Paradise, che porta la storica serie di Driver a bordo di motoscafi. La memoria ovviamente va subito ai due capitoli di Riptide GP usciti finora, che per primi hanno reso celebre questo genere di corse nel mondo mobile e che hanno sempre avuto dei requisiti hardware all'avanguardia. Ma qui si va addirittura oltre e sono pochi i dispositivi che riescono a far girare questo titolo senza rallentamenti. Nel caso di Zenfone 2 nessun problema, anche su uno schermo di dimensioni generose come questo Full HD IPS da 5,5 pollici. Grafica più cartunesca ma comunque molto colorata per Skypunks, un altro esempio di Endless Runner, targato Rovio in questo caso, con tanti livelli diversi, ognuno con ambientazioni, sfide e power-up specifici. L'azione si fa presto frenetica e una rapida risposta del display al tocco, solo 60 millisecondi nel caso di Zenfone 2 e un rivestimento anti-impronte aiutano a superare le diaboliche combinazioni di ostacoli senza imprecare con i controlli e senza lasciare continuamente segni sgradevoli sullo schermo. La rapidità nella risposta dei controlli è una caratteristica utile anche in Dominations, un gioco dal potenziale enorme e diverso dai tanti cloni di Clash of Clans apparsi negli ultimi mesi.
Prima di avventurarvi nelle sfide coi villaggi o le città nemiche, infatti, potrete far evolvere la vostra civiltà dall'età della pietra fino quasi ai giorni nostri, scegliendo tra greci, romani, giapponesi e così via, ognuna con punti di forza particolari. Piacerà sicuramente ai fan di Civilization o Age of Empires, ma anche l'aspetto social non va sottovalutato. È ben strutturato ed edificare sapientemente la vostra città la renderà più difficile da espugnare per gli altri giocatori online. Inoltre, lo Starter Pack, disponibile come acquisto in app, vi permetterà di accedere alle fasi più evolute del gioco senza dover far fronte ad ulteriori spese. Grazie Sebastiano, e ora, dopo aver parlato, direi, ampiamente del mondo mobile, tutti a giocare col Vectrex del Raffo. Tu lo blocchi e io glielo prendo. Ok. Sei venuto avanti ancora, vi do un pugno. Un belligerante il Raffo, eh. Non toccatemi il mio Vectrex. Senti, ma è così geloso delle sue cose anche il tuo sosia che sta su Marte? O lui li fa giocare gli amici con le sue console? Ma chi è che batte la porta e che chiude urlando? Ah, nessuno. Fermi qua, nessuno. Che qui stiamo degenerando. Sosia del Raffo, salvaci tu. Le console di una volta erano fatte di ricotta o erano solide come la mia capoccia? Per saperlo, qualche annoiato collaboratore di Wired ha deciso di sottoporle a dei durissimi test di resistenza. Come possiamo vedere dal video, molte dopo l'impatto smettono di esistere, ma la più suscettibile è sicuramente la PlayStation 2, che tipo esplode lasciando dietro di sé solo tanta malinconia. La più tosta risulta essere invece la beniamina di molti videogiocatori, cioè il Dreamcast. Come sarebbe The Walking Dead se fosse uscito per Commodore 64? A questa domanda completamente inutile ha risposto un gruppo chiamato Cinefix, realizzando una sorta di action game con visuale isometrica per le ambientazioni al chiuso e a scorrimento per quelle all'aperto. Come possiamo vedere, lo stile non è affatto male e le musiche originali della serie sono ricreate alla perfezione emulando il chip SID del Commodore 64. Al momento sono state realizzate solo le prime due stagioni, ma Cinefix è al lavoro sulla terza e la quarta, quindi c'è di che stare allegri! Per festeggiare i 15 anni della serie The Sims, a Parigi è stata allestita una mostra speciale e unica nel suo genere. 15 artisti hanno dato vita ad altrettante opere, ispirandosi proprio al mondo virtuale creato da Electronic Arts. L'iniziativa è sicuramente lodevole e se volete acquistare le opere messe in mostra, forse ce n'è ancora qualcuna disponibile. Se volete tentare, il sito di riferimento è quello della French Paper Art Club. Ci siamo divertiti con i video scovati dal Raffo, ma ora torniamo seri e parliamo del premio Drago d'Oro, l'Oscar italiano del videogioco, o meglio, la controparte tricolore di eventi come i VGX e i BAFTA. Si è svolto nelle scorse settimane e ha premiato le produzioni videoludiche che più si sono distinte nel corso del 2014. Quest'anno la sfida è stata decisamente serrata, con tanti titoli in lizza tra PC, console e piattaforme mobile. Al debutto c'erano anche delle nuove categorie, tra cui il premio per il videogioco più venduto dell'anno. E a questo giro pure noi italiani ci siamo fatti sentire. Viva l'Italia! Beh, vi raccontiamo com'è andata in questo servizio. C'eravamo anche noi di Game Time, chiaramente come parte della giuria. Ecco, vincitori e vinti del premio Drago d'Oro. Terza edizione del premio Drago d'Oro, promosso da ESVI per celebrare i videogiochi che più si sono distinti nell'anno appena passato. 25 in tutto le statuette consegnate nel corso della serata di gala, assegnate per la gran parte da una giuria composta da esponenti della stampa generalista, specializzata e della TV, tra cui ovviamente anche noi di Game Time. Il premio per la miglior ambientazione è andato ad Assassin's Creed Unity, che si è assicurato anche quello per la miglior grafica, mentre il premio per la migliore espansione è andato a World of Warcraft Warlords of Draenor. Miglior personaggio Bayonetta 2, miglior sceneggiatura per The Last of Us Left Behind e miglior colonna sonora per Transistor. Premio per il miglior gioco di azione e avventura alla Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor. Premio per il miglior RPG a Dark Souls 2. E premio per il miglior gioco di strategia ad Hearthstone. Tra gli sportivi si è imposto PES 2015 su FIFA ed NBA, ma FIFA si è portato a casa il premio di titolo più venduto del 2014, secondo i dati raccolti da GFK, riuscendo ad avere ragione di Call of Duty. Tra gli indie successo per The Vanishing of Ethan Carter e tra le app di Monument Valley. Mentre come gioco di corsa è stato premiato Mario Kart 8 e nella categoria casual Super Smash Bros. Per Wii U, due risultati che hanno fatto discutere. Ma i mattatori della serata sono stati Destiny e Murasaki Baby. Il progetto di Massimo Guarini e dei ragazzi di Ovo Sonico si è aggiudicato il premio come miglior platform, contro avversari del calibro di Shovel Knight e Donkey Kong Country Tropical Freeze. Poi il premio per la miglior realizzazione artistica tra i titoli italiani, ma anche il premio come miglior videogioco italiano del 2014. Mentre il nuovo titolo di Bungie ha vinto il premio come miglior sparatutto, miglior gameplay e soprattutto l'ambitissimo premio di gioco dell'anno.
Secondo il pubblico che ha votato da casa, invece, il miglior gioco del 2014 è stato Dragon Age Inquisition. Il premio speciale della giuria è andato a Valiant Arts The Great War. E infine una menzione per i premi del Drago d'Oro italiano. Oltre a Murasaki Baby troviamo In Space We Brawl di Forge Reply, premiato per il miglior game design, e Superbike 14 Official Mobile Game per la miglior realizzazione tecnica. È un'edizione di grande successo, grande supporto da parte delle istituzioni, grande supporto da parte di tutti i videogiocatori che ci hanno seguito in streaming. Tra l'altro, per la prima volta nella classifica dei videogiochi più premiati è entrato un videogioco italiano che è riuscito a competere a testa alta anche con videogiochi fatti da multinazionali internazionali, quindi una grandissima soddisfazione anche per questo. Mi è capitato nella mia carriera di passeggiare su vari palchi, soprattutto, anzi, esclusivamente internazionali, e questa è effettivamente la prima volta che riesco a farlo nel mio paese, in Italia, e questa è stata una cosa veramente incredibile, oltre che un segno che le cose stanno effettivamente cambiando, che qualcosa si sta modificando e sta evolvendo. Questa è una cosa bellissima innanzitutto. Destiny per Bungie e per Activision non è un prodotto ma è un progetto, c'è una visione decennale su questo progetto, con quindi una ricchezza ed un arricchimento continuo, e del resto all'essenza di Destiny e al cuore di Destiny c'è proprio la volontà e la capacità di evolversi, di crescere, di mutare nel tempo. Beh, Destiny come gioco dell'anno direi che era abbastanza scontato, anche se io non l'ho votato. Comunque una produzione di altissimo livello, non credo che si possa mettere in discussione. L'alternativa poteva essere Dragon Age Inquisition. Vero, altro papabile, ma non ho votato neanche quello, sono andato controcorrente. Scusa, ma tu cosa hai votato alla fine? Bayonetta? No, non così controcorrente. Raffo, il voto è segreto. Ma in realtà, a giochi fatti, penso si possa dire, dai. Sì, ho votato Alien Isolation, perché credo che sia stato ingiustamente sottovalutato, più all'estero in realtà che qui da noi, ma è davvero un titolone. Beh, ci sta. Dai, il prossimo anno piuttosto sarà dura con i titoli che usciranno. Ma ne stanno rimandando tanti anche al 2016, eh? Questo però uscirà di sicuro, anche perché è già stato rimandato a sufficienza e sarà probabilmente tra i candidati a titolo dell'anno. Parliamo di The Witcher 3, su cui abbiamo messo le mani giusto pochi giorni fa, nelle versioni PC e Xbox One. È uno dei titoli più attesi di questo 2015 e vuole diventare un riferimento anche dal punto di vista tecnico. The Witcher 3 Wild Hunt ha tutte le carte in regola per riuscirci, perché il team polacco CD Projekt Red aveva già mostrato di saper spremere al limite l'hardware dei PC, facendo un buon lavoro anche su console con la versione Xbox 360 di The Witcher 2. Ma il compito questa volta è ben più arduo, perché The Witcher 3 è un progetto ambizioso per le dimensioni del mondo di gioco, per la quantità di contenuti e per il dettaglio grafico. E riuscire a far girare il tutto ad un frame rate accettabile su console next gen è tutt'altro che scontato. Le versioni PS4 e Xbox One avranno lo stesso livello di dettaglio, paragonabile alla versione PC con impostazioni high. Però su Xbox One il gioco girerà a 900p, mentre su PS4 è stato confermato il 1080p. Ecco le nostre impressioni dopo la prova in anteprima di The Witcher 3 su Xbox One e PC. La versione Xbox One mostra un aliasing piuttosto evidente, ma le rifiniture di solito vengono applicate alla fine. Il frame rate è impostato a 30 fps, che però non vengono mantenute stabilmente. I rallentamenti inducono una certa latenza nella risposta ai comandi, che non rendono i controlli reattivi come per esempio lo sono quelli di un Bloodborne, tant'è che capita spesso, soprattutto quando ci si muove a cavallo, di rimanere bloccati o incastrati in ostacoli o elementi del paesaggio. Su PC invece è tutta un'altra musica. Abbiamo testato The Witcher 3 su postazioni equipaggiate con schede grafiche top di gamma Nvidia GeForce GTX 980, perché il gioco è ottimizzato per le GPU Nvidia e attiva degli effetti aggiuntivi in presenza di queste ultime. Con questo setup The Witcher 3 gira perfettamente a dettaglio ultra, a 60 fps stabili e con anti-alias attivo. La palette di colori è più viva, i controlli decisamente più reattivi. In più, grazie al supporto Nvidia Airworks, i personaggi e le creature hanno un aspetto ancora più realistico, con una simulazione accurata dei capelli o del pelo. A livello di contenuti, le due versioni saranno chiaramente identiche, e quella PC ci ha dato l'impressione di essere più avanti nello sviluppo, mentre quella Xbox One ha bisogno ancora di parecchie rifiniture. CD Projekt Red ci ha comunque garantito che The Witcher 3 Wild Hunt potrà girare anche su configurazioni PC più modeste, grazie alla scalabilità del motore grafico del gioco e alle numerose opzioni impostabili da menu. Secondo molti questo è uno dei top 3 titoli del 2015. L'attesa, i pre-order che abbiamo ricevuto fino adesso e tutto quello che è il feedback dei giornalisti
effettivamente stanno andando in questa direzione. Il gioco diventerà un punto di riferimento sia su PC ovviamente, ma anche sulle console. Il motore di gioco è veramente impressionante, dagli effetti di luce ai modelli dei personaggi, tutto è stato creato con una cura dei dettagli che ha veramente dell'incredibile. Avete presente quella battuta che si fa spesso sui nuovi PC, ovvero ci girerà Crysis? Beh, penso che per un po' di anni diventerà ci girerà The Witcher 3? Perché sebbene la grafica del gioco sia perfettamente scalabile anche su PC entry level, chi vorrà godersi al massimo tutti i dettagli come quelli offerti dalla tecnologia Nvidia Airworks dovrà dotarsi di un PC piuttosto estremo. In questi anni il momento più difficile è stato quando per la prima volta abbiamo messo insieme tutto il lavoro svolto dalle 250 persone del nostro team e ci siamo accorti che alcune parti del gioco non erano allo stesso livello delle altre. Erano buone, ma si potevano migliorare. Ecco perché abbiamo ritardato la data di uscita per ben due volte, perché questo sarà l'ultimo capitolo della saga e buono non è abbastanza, dovrà essere indimenticabile. Niente cazzate, è tutto qui. Insomma, in questo primo assaggio di The Witcher 3 direi che la versione PC gareggia in una categoria a parte. Sì, dai, con una scheda video che però da sola costa più di una console next gen. Chiaramente, infatti, non è un voler alimentare il dibattito PC contro console, è una semplice constatazione. Altri costi, sì, ma anche altre prestazioni. C'è poi da dire che mancando due mesi all'uscita sicuramente staranno lavorando all'ottimizzazione. Vero anche questo, siamo curiosi di vedere il risultato finale. Certo, dai. È che quel capolavoro di Bloodborne è un punto di riferimento molto scomodo per qualsiasi action RPG. Avremo modo di parlarne anche sui nostri social, dove vi invitiamo naturalmente a seguirci, perché la puntata anche oggi volge al termine. Su Facebook cercate Game Time TV e troverete la pagina più seguita dagli appassionati di videogiochi, con news, link divertenti e le foto mandate dai fan. Su Twitter invece potete raggiungerci twittando a @videogiochi. E per finire il nostro sito ufficiale videogiochi.com, con tutte le notizie, le anteprime e le recensioni, per essere sempre informati su tutto quel che accade nel mondo game. Game Time finisce qui, ma vi ricordo che sarà ancora Tempo di Videogiochi il prossimo sabato alle 12:40, naturalmente qui su XN Sci-Fi. Buon weekend a tutti!